Anticipo, come d'accordo con il proponente e la Presidente Tesei che risponde all'interrogazione, l'oggetto numero 7, nuovo ospedale di Terni, intendimenti della Giunta regionale in merito. Prego, consigliere Paparelli. Grazie Presidente. Ma premesso che, diciamo, a quanto si è appreso durante gli ultimi mesi, settimane, dagli organi di informazione risulta necessario fare chiarezza sulla situazione che riguarderebbe il nuovo ospedale di Terni, che assume contorni controversi e per certi versi opachi. Infatti, da quello che si apprende, l'attuale giunta, Presidente, intenderebbe realizzare un nuovo ospedale sul sito attuale attraverso un project financing e quindi con l'apporto di fondi privati. E sarebbe un caso unico nella storia di tutti gli altri ospedali pubblici della regione che sono stati realizzati con fondi pubblici. In quanto i cittadini ternani dell'Umbria non sono cittadini di serie B, pagano le tasse come gli altri e credo che meritino la programmazione di un nuovo ospedale con fondi interamente pubblici, non per un nostro capriccio, ma a garanzia della universalità e qualità dei servizi erogati in modo costante nel tempo. Come le note, infatti, un project financing che comporta una sorta di leasing, per cui finché non viene pagato, diciamo, interamente i canoni, l'ospedale è in mano ai privati, la proprietà. Come riportato recentemente, peraltro, da più importanti organi di informazione, l'INAIL ha una capienza di oltre 40 miliardi di euro di fondo non spesi, che non sa come spendere, stando ad alcuni importanti organi di informazione nazionali, da cui sarebbe opportuno, a nostro avviso, attingere fondi sufficienti per intervenire sugli ospedali di nuova costruzione, in particolare quello di Terni, ovviamente insieme ai fondi che sono stati annunciati di parte esclusivamente regionale pubblica. La Giunta regionale, peraltro, ha deciso, in base a quanto riportato dai media, di affidare la valutazione del progetto all'assessore alla viabilità, bypassando le competenze dell'assessorato alla sanità, cosa alquanto perlomeno strano. Non sarà perché lo stesso assessore Coletto ha già dato prova in passato nella sua regione di provenienza di ritenere controproducente sia dal punto di vista finanziario che della qualità dei servizi erogati l'utilizzo di project con l'ingresso di fondi privati per la realizzazione di nuovi ospedali? Basti pensare che l'ospedale di Padova si pende ancora, diciamo, cui iter iniziato nel 2014 appunto col project ancora è al di là da venire e dall'essere completato, e anche il precedente project proposto sull'ospedale Santa Maria di Terni, che noi avevamo fortemente criticato, è stato poi bocciato perché ritenuto non compatibile con le risorse finanziarie. Inoltre, diciamo, e qui c'è anche, a quanto mi costa, diciamo, una vicenda giudiziaria in atto, la direzione sanitaria della Regione Umbria avrebbe correttamente espresso, a mio avviso, parere negativo sulle modalità e le procedure di finanziamento del progetto Stadio Clinica, in quanto lo avete scritto voi in delibera, nonostante ufficialmente continuate a dire altre cose, almeno qualcuno di voi: nessuna struttura sanitaria può essere convenzionata senza il rispetto delle procedure della legge 502 del 92. Vista l'incomprensibile e ostinata volontà di realizzare questo nuovo presidio poi sull'area stessa dove insiste oggi l'ospedale Santa Maria, che trova, lei ben sa perché so che ha ricevuto diverse spinte e delegazioni in questo senso, che trova da parte degli stessi operatori sanitari grande contrarietà. Basta farsi un giro dentro l'ospedale e parlare con qualcuno senza i sorrisini, me la secca, che lei ogni tanto racconta un pochino di bugie da questo punto di vista. È ben collegata alle grandi vie di comunicazione. Lei racconta un po' di bugie in giro. Lei racconta un po' di bugie, stia sereno. Per favore. L'impossibilità strutturale di realizzare il nuovo ospedale sul sito attuale è anacronistica e non idoneo sotto molteplici punti di vista. Considerato che paghiamo importanti affitti anche all'ASL di Via Bramante, la nostra proposta, che da anni avanziamo, è quella di riportare i servizi insieme a una nuova Cassa della Salute, i servizi della ASL, Santa Maria della Misericordia, una volta realizzato altrove il nuovo ospedale, con notevoli risparmi per la finanza pubblica. Questa nuova disposizione porterebbe a un risparmio notevole di risorse pubbliche e potrebbero essere utilizzate come rate di canoni a beneficio di altre strutture sanitarie di nuova costruzione. Si discute peraltro del nuovo ospedale
e non è ancora presente in nessun atto di programmazione della Regione, per il quale occorreranno peraltro per la costruzione, quando partirà l'iter, diverse annualità nella migliore delle ipotesi. E è necessario nel frattempo intervenire sull'attuale presidio per renderlo idoneo e competitivo in passato, visto che l'avete fatto passare dal 107° posto dall'8° posto del 2016 al 107° posto nelle classifiche nazionali. E questo, diciamo, mi pare, insieme all'altra operazione condotta dall'assessore Melasecca, cioè quello di trasformare un'importante struttura di ricerca come l'ex milizia in un albergo, mi pare l'emblema del fallimento della possibilità di fare ricerca seria a Terni e di fare sanità pubblica seria nella nostra città. E quindi la interrogo per sapere quali sono i presupposti finanziari e di qualità dei servizi con cui avete fatto o pensate di fare questa scelta e perché l'affidate l'esame all'assessorato dei lavori pubblici anziché a quello che sarebbe competente della sanità. Se non ritenga utile e necessario rivedere questa posizione in considerazione dell'ingente possibilità di attingere all'ingente fondo INAIL di oltre 40 miliardi di euro, al pari di quanto è avvenuto con gli altri ospedali della Regione, al fine di costruire un'ingegneria finanziaria pubblica che assicuri nel tempo la qualità dei servizi erogati. Quali sarebbero i criteri e i presupposti su cui si sceglie di valutare la costruzione del nuovo ospedale sul sito medesimo dell'esistente, considerato gli innumerevoli disservizi che si verranno a creare, le tempistiche, il traffico, la viabilità, la lontananza dalla superficie e quali investimenti si intende realizzare nel periodo transitorio per recuperare la competitività persa dal Santa Maria in questi anni a partire dalla possibilità di un diverso utilizzo della ex milizia, per la quale, ad esempio, se pensate subito di spostarci tutti i laboratori invece di ingolfare il sistema ospedaliero dell'azienda Santa Maria, basterebbe portare lì i laboratori e avremmo grandissimi spazi ulteriori a disposizione invece che fare quello che state pensando di fare. Presidente Tesei, prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo dire al consigliere Paparelli che gli intendimenti di questo governo regionale in merito alla necessità di costruire, volontà di costruire un nuovo ospedale a Terni, sono evidenti e sono trasfusi in atti. Naturalmente abbiamo trovato a Terni l'ospedale più vecchio dell'Umbria, caro consigliere Paparelli. Nei lunghi anni dei governi precedenti si è edificato il nuovo ospedale di Perugia, il nuovo ospedale di Branca, il nuovo ospedale di Foligno, il nuovo ospedale di Pantalla, ma non si è mai pensato ad edificare il nuovo ospedale di Terni e questo credo che risulti in modo assolutamente chiaro e evidente dagli atti. E per quanto attiene all'ospedale di Terni non c'era nemmeno un progetto, non c'era un euro di finanziamento pubblico, statale o regionale, né stanziato e neppure immaginato, questo per chiarezza, per verità nei confronti dei cittadini ternani. Questa giunta ha prima riprogettato l'ospedale di Narnia Meglia, la cui progettazione era iniziata con il dispendio di risorse pubbliche, con tutta una serie di procedure dai precedenti governi regionali. Poi ha finanziato lo stesso ospedale di Narnia Meglia attraverso il DPCM Draghi a valere sui fondi INAIL. Poi lo sta portando all'appalto dei lavori da parte di INAIL. Il tutto, vorrei chiarirlo definitivamente laddove ce ne fosse bisogno, per non disperdere denaro pubblico precedentemente speso e per creare un ospedale che fungesse da succursale per la lungodegenza e comunque che operasse in sintonia e in stretta sinergia con l'ospedale di Terni, che è un hub regionale, e attraverso appunto questa unione di intenti e di procedure. Non solo, in questo processo abbiamo costruito un quadro esigenziale del nuovo ospedale di Terni e abbiamo varato un piano regionale dei posti letto che lo porta a 562 posti letto.
Nel mentre, nell'ambito dello sviluppo della progettualità per il nuovo ospedale di Terni, abbiamo attuato e programmato interventi sull'attuale ospedale per ben 52,4 milioni complessivi di risorse, tanti milioni di euro che sono indispensabili a far funzionare al meglio l'ospedale che è al collasso, così come ce lo avete lasciato. Quindi, al di là delle posizioni, che l'ospedale di Terni era al collasso proprio per la vetustà della sua struttura e perché non risponde più ai canoni di un ospedale come deve essere e deve essere concepito oggi, ma queste risorse possono essere valorizzate anche per il futuro: miglioramento sismico, antincendio, ristrutturazione pronto soccorso, endoscopia unica, unità farmaci antiblastici, ristrutturazione della pediatria, piazzola per l'elisoccorso, perché l'ospedale di Terni non aveva neppure la piazzola per l'elisoccorso. Infine, abbiamo appostato 116 milioni di euro di risorse per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni, denari questi che restano disponibili a tutte le alternative progettuali, alternative con cui, come da DGR dedicata, quindi non è che lo devo apprendere dai giornali, ci sono gli atti, restiamo assolutamente aperti. Le precondizioni però, per essere seri nei confronti dei cittadini, sono che per le varie ipotesi progettuali ci devono essere denaro sufficiente, un terreno adeguato e in disponibilità, un progetto, poi vanno valutate naturalmente le tempistiche, che non sono una variabile indipendente. Occorre essere sinceri con la nostra comunità. Un nuovo ospedale da 300 milioni di euro circa, lei ne ha ipotizzati anche 500, comporta la necessità di predisporre eventualmente un progetto il cui costo, sempre con risorse pubbliche, bisogna trovare le risorse, e per una regione piccola come la nostra non è proprio così facile, occorrono non meno di 30 milioni di euro. Quindi ci vogliono e bisogna che tutte queste condizioni si possano realizzare. Per questo le alternative restano due rispetto all'ipotesi delle tre alternative solo danari pubblici della regione, perché questa è veramente utopia. Quindi le alternative restano due. Una è la valutazione del project financing che è arrivato e a cui siamo tenuti per legge a dare, a fare la disamina, a dare delle risposte. Tentare poi la seconda ipotesi, il percorso INAIL, su cui però c'è bisogno, consigliere Paparelli, di sincerità prima ancora che di chiarezza. Tentare il percorso INAIL vuol dire non poter realizzare effettivamente il nuovo ospedale nell'attuale sito, perché INAIL acquista terreni e non fabbricati, e questo mi pare che siamo d'accordo. Quindi l'altro tema che è conseguenziale, che io e noi ci dobbiamo porre, è come valorizzare l'attuale sito, affrontandone i lavori di demolizione, di riqualificazione, investendo ulteriore denaro pubblico, come ripeto, che non è un'utopia, ci deve essere, perché sennò parliamo così in modo molto troppo superficiale che non ci dobbiamo permettere. Denaro pubblico in progettualità e opere, e cambiando il profilo naturalmente della città, considerato quello che da sempre si svolge a Colle Obito. Però vede, io mi sto ponendo e ci siamo posti e ci dobbiamo porre tutto un problema. Sicuramente tutto si può fare, ma l'unica cosa che dobbiamo evitare che si ripeta, per esempio, in un'operazione di questo genere, una Monteluce bis, che è sotto gli occhi di tutti, uno scempio quello che è stato fatto e come è stato lasciato quel comparto. Individuare poi, se c'è in Terni, e comunque sarebbe da considerare anche che questo avverrebbe lontano dall'università, dove sapete bene che c'è l'università all'interno dell'azienda ospedale di Terni e i corsi relativi proprio alle professioni sanitarie, se c'è un terreno pronto all'uso
che va acquistato, spendendo naturalmente denaro pubblico, sviluppare su questo terreno una progettualità che appunto porterebbe alla necessità di trovare circa 30 milioni di euro per la progettazione. Queste sono tutte cose che bisogna dire con chiarezza, perché le scelte sono e devono essere il frutto di un'attenta valutazione di tutte le situazioni. Solo a questo punto, disponibilità del terreno, disponibilità di un progetto e quindi delle relative risorse per farlo, si potrebbe proporre ad INAIL di intervenire acquisendo anche il terreno e finanziando un ospedale da circa 300 milioni di euro, che comporta, come sapete bene anche la procedura INAIL, il pagamento dei relativi interessi, perché poi questo è quello che rimane in capo comunque a INAIL, che non c'è un passaggio di proprietà. A valle di tutto questo occorre attendere il DPCM per il finanziamento e poi arrivare all'appalto dei lavori. Ora, io credo che da questo punto di vista bisogna con chiarezza dire ai cittadini umbri e ai ternani in particolare quali sono i tempi di queste procedure e quali sono le esigenze di un ospedale come quello di Terni, che è il più vecchio di tutta la rete ospedaliera umbra e che deve assolvere invece a dei ruoli di grande importanza. In ultimo, per quanto riguarda la valutazione del project che ci è stato recapitato, ricordo che nel vigente articolo 193 del decreto legislativo 36/2023 l'operatore economico privato è libero di proporre alle pubbliche amministrazioni la realizzazione in concessione di lavori o servizi. L'ente concedente ha a disposizione 90 giorni per valutarne la fattibilità. Per quanto riguarda la scelta di affidare la valutazione del project alla direzione governo del territorio, rimando puntualmente a quanto contenuto nella DGR 137 del 21 febbraio 2024, anche con particolare riferimento al fatto che l'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera di Terni non è stazione appaltante qualificata per certi importi, e questo per legge, e comunque non ha al suo interno un pool interdisciplinare di tecnici in grado di esaminare un'opera così complessa. Con determinazione direttoriale numero 2364 del 4 marzo 2024 è stato costituito il gruppo di lavoro che avrà il compito di esaminare la fattibilità del project. Il gruppo è costituito da 6 dirigenti pubblici, di cui uno nominato dall'azienda ospedaliera di Terni e uno ciascuno dalle 5 direzioni regionali. In merito alla scelta del sito dove costruire il nuovo ospedale, la Giunta regionale, con propria DGR numero 1161 dell'8 novembre 2023, ha chiesto alla Direzione Governo del Territorio di redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che tengano conto in modo assolutamente oggettivo e certo di tutte le ipotesi contemplate, perché, come è scritto chiaramente negli atti, noi siamo aperti a tutte le situazioni, così come oggi è arrivato un project e abbiamo il dovere di esaminarlo e portare a termine questa disamina esclusivamente secondo le norme di legge in materia. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Paparelli. Sì, ma Presidente, allora, intanto quando parliamo di programmazione parliamo di atti di programmazione del piano sanitario, non mi risulta, peraltro non abbiamo ancora approvato, non mi risulta che ci sia il nuovo ospedale, quindi diciamo non ci inventiamo nulla. È chiaro che il nuovo ospedale di Terni è un'esigenza che non nasce oggi, ma che dopo il Covid, dopo le vicende del Covid, dopo come è stato gestito il Covid a Terni, si è reso ancora più necessario ed evidente. Però fino ad oggi abbiamo perso tre anni di tempo, voi state qui da 4 anni e mezzo, avete perso 3 anni di tempo dietro un progetto che è stato già bocciato, 3 anni e mezzo persi dietro un progetto che è stato bocciato,
quattro anni e mezzo in cui il piano sanitario annunciato non è stato mai fatto e nemmeno oggi, purtroppo, aggiungo, c'è nessun progetto e nulla di immaginato, visto che stiamo a esaminare i progetti degli altri, di qualche privato che continua sempre gli stessi, diciamo, a insistere e a presentare progetti per fare affari sulla sanità pubblica. Così come Narnia Media avete ricominciato da capo leader con una decisione politica. Piano regionale, guardi, il piano regionale di adeguamento della rete ospedaliera è fuffa, perché tutti sanno che è solo un aggiornamento di quello fatto da noi nel 2016 con l'aggiunta del terzo polo, quindi non vi siete inventati nulla, diciamo, avete utilizzato una cosa evidentemente ben fatta nel 2016. I soldi che lei ha detto essere stati spesi, il procedimento di essere spesi con Santa Maria, per la larga parte, almeno 40-50 milioni, erano già stati stanziati prima. Ci domandiamo come mai non siano stati spesi prima durante questi anni. Certo, c'è stato il Covid, ci sono state le cose, ma io penso che sia più importante aprire una discussione con la città piuttosto che solo con qualche imprenditore e con qualche geometra. Aprire una discussione con la città, ascoltare quello che dice la città, parlare con la città. Noi abbiamo impiegato con i fondi pubblici 4-5 anni per fare sia l'ospedale di Branca che l'ospedale di Pandalla. Questi sono stati i tempi di realizzazione dei due ospedali, quindi saranno un pochino più piccoli, ci vorrà qualche mese in più, ma se la strada che si imbocca è una strada decisa, non c'è nessuna lungaggine da questo punto di vista. Io peraltro ho parlato certo di una cifra superiore ai 300 milioni, perché dobbiamo considerare che gli ospedali nuovi che si vanno a fare non è che le sale operatorie e le cose, le attrezzature, cioè ci rimettiamo dentro le cose vecchie, perché altrimenti, diciamo, non avremmo fatto un'operazione, avremmo fatto solamente parziale. È chiaro che c'è una differenza fondamentale tra l'utilizzo di fondi privati e l'utilizzo dei fondi INAIL. Intanto perché i canoni sono più bassi. Tempo, consigliere. Quelli degli INAIL. No, ha sforato di 10 minuti la Presidente. Guardi, lei ha sforato di 5 minuti e mezzo e io ho pareggiato con questo tempo. Lasci finire perché l'argomento quindi è importante. Questa Presidenza è assolutamente imparziale sui sicuramente tempi. Sicuramente è meglio, diciamo, che la proprietà, finché non si paga i canoni, sia in comproprietà la Regione con l'INAIL, piuttosto che con qualche privato che in altri luoghi ha dato prova, nell'altre esperienze italiane ha dato una prova, diciamo, di sé, tant'è che sia l'ospedale di Mestre, l'ospedale di Padova, può testimoniare l'assessore Coletto, sono ancora in contenzioso, i canoni erano arrivati addirittura al 20%, c'è stato un contenzioso giudiziario e quant'altro, quindi non ci inventiamo cose che non esistono. Per quanto riguarda l'utilizzo del Santa Maria, noi la proposta l'abbiamo fatta, perché spostare la ASA che sta in via Bramante al Santa Maria, realizzare lì la Casa della Salute, le RSA, una serie di servizi eccetera eccetera, consente un utilizzo migliore. Non ha poi, diciamo, risposto in maniera adeguata sul perché, diciamo, è stata assegnata ai lavori pubblici, forse perché hanno più dimestichezza con alcuni operatori dell'edilizia, e non ha risposto sullo scempio cui stiamo assistendo dell'ex edilizia. Ad oggi abbiamo solamente 7 consulenti pagati profumatamente per l'ennesima volta per esaminare un progetto.